Buonasera a tutti. In 6 anni in Parlamento io non avevo mai visto una cosa del genere. Dovete sapere che oggi ci è stato impedito di fare il governo del cambiamento. E non perché noi ci eravamo induriti su Savona, non perché ci eravamo intestarditi su Savona, ma perché tutti quelli come Savona non andavano bene, tutti quelli che nella loro vita, come personalità di spessore, professionisti, persone che fanno parte anche con la loro vita accademica, che avevano preso parte a considerazioni in dottrina sull'euro, sull'Europa, che era stato critico su questi argomenti, non va bene come ministro della Repubblica. E allora, se questo è il punto, allora abbiamo un grande problema in Italia, che si chiama democrazia. Questa non è una democrazia libera, se siamo in queste condizioni. Io sono stato un profondo estimatore del Presidente della Repubblica Mattarella, ma questa scelta per me è incomprensibile. Non è comprensibile perché noi ce l'abbiamo messa tutta. Abbiamo fatto un contratto di governo. In quel contratto di governo non c'era l'uscita dall'euro, in quel contratto di governo c'era la modifica dei trattati sull'Europa, in quel contratto di governo c'era la rivisitazione di alcune regole europee, questo sì. Abbiamo composto una maggioranza e abbiamo fatto tutta la squadra di governo. Cioè, noi oggi siamo andati lì con tutti i nomi, ministro, ministero per ministero. Ci siamo messi intorno a un tavolo. Sulla base di quel contratto abbiamo deciso chi dovesse andare in un ministero e chi in un altro a realizzare il cambiamento per il paese. Eravamo pronti ad abolire la legge Fornero, a modificare i contratti di lavoro, quelli super precari. Dovevamo mettere a posto tante cose, l'immigrazione, i problemi economici, quanta roba abbiamo progettato, non ci è stato permesso, eppure rappresentiamo circa il 60% del consenso popolare in Italia. Rappresentiamo due forze politiche che hanno vinto le elezioni. Tuttora, oggi, queste forze politiche, Lega e Movimento 5 Stelle, insieme hanno la maggioranza in Parlamento. Avevamo espresso Conte come Presidente del Consiglio incaricato, avevamo messo insieme la squadra di ministri, eravamo pronti a governare, ci è stato detto no. Ora, il no qual è? Perché? Perché il no? Perché il problema sono che le agenzie, il problema è che le agenzie di rating in tutta Europa erano preoccupate per un uomo che andava a fare il ministro dell'economia, che gli investitori erano preoccupati in tutta Europa. Questo è il punto. E allora ditelo, diciamocelo in questo paese, diciamocelo chiaramente, che è inutile che andiamo a votare, tanto i governi li decidono, le agenzie di rating. Tanto i governi li decidono le lobby finanziarie e bancarie, tanto i governi li decidono sempre gli stessi. Anche quando il popolo dà più del 50% di consenso a due forze politiche che vogliono cambiare le cose, vogliono rappresentare per gli italiani i loro interessi, alla fine un modo per bloccare tutto questo lo si trova sempre. È inaccettabile, è un livello di scontro istituzionale mai visto. E io voglio dirlo chiaramente qui. Non possiamo stare qui a guardare, a dire va bene, ok, torniamo al voto, e poi che succede? Riportiamo Savona al Quirinale pure con l'80% e ci ridicono di no. Perché? Perché nella sua vita aveva criticato l'euro. Uno che ha fatto il ministro della Repubblica all'inizio della Seconda Repubblica adesso non va bene più. Andava bene quando stava con Ciampi, quando stava col Movimento 5 Stelle non va bene più. Ma non è il punto di Savona. Vorrei che si sapesse questo e lo dobbiamo raccontare a quante più persone possibile. Qui il punto non è un nome, qui il punto è un modo di intendere l'Italia, sovrana oppure no. E per noi l'Italia è sovrana, perché la sovranità appartiene al popolo. E se questo è il punto, se si vuole impedire la partenza di un governo del Movimento 5 Stelle e della Lega, se si vuole impedire che parta un governo del cambiamento, e allora ce lo devono dire chiaramente, perché oggi lo hanno dimostrato. Io sono molto arrabbiato, potete immaginare quanto tempo abbiamo dedicato alla formazione di questo governo. Ci abbiamo messo oltre 80 giorni, stiamo lavorando da tanti giorni, da decine e decine di giorni, insieme non solo la parte politica del movimento, tecnici, legislativi, la comunicazione, stiamo lavorando la mattina e la sera per assicurare un buon governo a questo paese. Ma la verità è che stanno facendo di tutto per non mandare il Movimento 5 Stelle al governo del paese.
E quando io dico stanno, ci sono quelli che sperano, ci sono quelli che remano contro e ci sono quelli che si lasciano condizionare. E io non posso accettare che il ministro dell'economia italiano lo decidano o altre nazioni o quelle agenzie di rating che sono quelle che non ci hanno informato della crisi del 2007 facendo perdere risparmi a milioni di persone in tutto il mondo. Quelli là devono venire a decidere chi deve fare il ministro dell'economia di un governo del cambiamento. Non lo so nei prossimi mesi che cosa succederà. Noi ci siamo e ci sarà sempre il Movimento 5 Stelle, ma è chiaro che con una consapevolezza totalmente differente. Io voglio chiudere questo video leggendovi la lista dei ministri, perché è quella che Giuseppe Conte ha portato al Quirinale, ce l'ho qui, e adesso come conclusione di questo video vorrei leggervela, perché non è una cosa da poco. Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio. Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Ministri senza portafoglio. Ai rapporti col Parlamento e alla democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. Alla pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. Agli affari regionali e alle autonomie, Enrica Stefani. Al Sud, ministro per il Sud, senatrice Barbara Lezzi. Ministro per la disabilità, Lorenzo Fontana. Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, qui avevamo messo un ambasciatore, Luca Giansanti. Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede. Ministro della Difesa, la nostra Elisabetta Trenta. Ministro dell'Economia e Finanze, Paolo Savona. Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Gianmarco Centinaio. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il professor Mauro Coltorti. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il dottor Marco Bussetti. Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il dottor Alberto Bonisoli, indicato da me in campagna elettorale. Ministro della Salute, deputata Giulia Grillo. E sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Questa era la squadra di governo che domani mattina poteva giurare al Quirinale. Qual è la morale della favola? È che in questo paese puoi essere un criminale condannato per frode fiscale, puoi essere Angelino Alfano, puoi essere una persona sotto indagine per corruzione, puoi essere una persona che si è macchiata di reati anche legati alla pubblica amministrazione o alla infiltrazione della mafia nella pubblica amministrazione nello Stato, e il ministro lo puoi fare. Ma se hai criticato l'euro e hai criticato l'Europa, non puoi permetterti neanche di pensare di fare il ministro dell'economia in Italia. Ma non finisce qui. Ciao.